una popolazione che in questi periodi ha attraversato numerosissimi disagi, oggi si spera di cominciare a dare una risposta. Sì, effettivamente è un giorno importante perché i due presidenti della regione Liguria e Toscana, il presidente dell'ANAS, il commissario e il viceministro, danno il segno di un'attenzione forte a questo problema così angosciantemente vissuto, direi, da tutta la popolazione, vissuto dagli studenti, dai lavoratori, vissuto dai commercianti, dagli imprenditori e anche dalle persone più fragili che per avere il 118 devono aspettare che venga da Ulla con un giro notevole e quindi con tempi non compatibili a volte con tutta la sicurezza. Direi che queste presenze, se seguiranno gli step successivi, come io mi auguro, sono presenze significative. Tema infrastrutture, oggi intanto siamo qui al Ponte di Albiano, è una infrastruttura vitale per la provincia. Assolutamente sì, insieme ai lavori che avete visto, che si stanno concludendo della RIPA, cioè quindi della strada provinciale che collega Fornola a Bottagna, insieme alla Varante Aurelia del centro cittadino sostanzialmente, del Felettino, va a cambiare, modificare, migliorare nettamente la viabilità. È chiaro che sono opere complesse, fatte certe in emergenza e che quindi richiedono un impegno particolare, come in questo caso da parte di ANAS o del governo. Quindi un lavoro di squadra assieme alla provincia che ci permetterà fra pochi mesi di avere risposte importanti per la vita di ognuno di noi e quindi per tornare alla mobilità sostenibile veramente di qualità.